Consentitemi, una volta tanto si prova anche piacere a parlare di politica e a farlo con persone che sono piacevolissime anche sul piano dell'immagine. Vi presento fra poco una candidata alle europee, sì, perché oltre alle amministrative dell'Agro, Pagani, Nocera, Sarno e altre cittadine, dobbiamo parlare anche delle elezioni europee. Qui con noi in studio c'è la dottoressa Carmela Resciglia. Allora, io faccio finta di non conoscerla, ve la presento, ma Carmela Resciglia, chi è? Dottoressa, ho detto, quindi non ho mancato del titolo specifico professionale. Carmela, chi sei? Presentiamoci ai nostri telespettatori. Grazie, sono un medico, sono un chirurgo d'urgenza, sono dirigente dell'ospedale di Cava dei Tirreni, dove faccio le funzioni di primario. E sono un docente universitario, insegno la chirurgia d'urgenza all'Università di Medicina di Salerno. E allora io ti chiedo subito, è più piacevole essere docente universitaria all'Università di Pisciano o intervenire poi sui casi purtroppo? Beh, le due cose non si possono scindere. Lo so. Perché si insegna intervenendo. Certo. Devo però dire che i giovani studenti sono un grande stimolo. E sono una grande ricchezza, è uno stimolo continuo a fare sempre meglio, ad aggiornarsi e quindi anche il piacere di insegnare e di trasmettere un mestiere affascinante come la chirurgia è un'esperienza bellissima. Ecco, un'esperienza bellissima, fortunatamente non c'è più il numero chiuso nelle università, o se c'è, quando prima bisogna abolirlo. No, in verità c'è ancora. Lo so, c'è faccio ancora, finta ma di dimenticarlo, senza medici. C'è ancora ed una delle proposte proprio di Fratelli d'Italia è stata quella di modificare il numero chiuso a medicina. Intanto va rivista nuovamente la necessità dei medici, perché siamo in carenza e quel numero dettato anni fa deve essere rivisto in una situazione che è completamente cambiata. E poi Fratelli d'Italia ha fatto una proposta di legge dove prevede una sorta di selezione, però non utilizzando la metodologia di quella attuale. Certo, certo. Quindi non con i test d'ingresso a medicina, ma consentendo a tutti di poter accedere e di potersi iscrivere alla facoltà di medicina, però gli studenti poi entro i primi due anni devono dimostrare di fare correttamente il proprio percorso nei tempi previsti. È più facile insegnare o intervenire in ospedale? Sono entrambe due cose difficili, però sono entrambe due cose che danno tanta soddisfazione. È più difficile poi attivarsi in politica, avere a che fare con tanti leoni. Lì è sicuramente più difficile, perché al tavolo operatorio si interviene e ognuno ha la propria autonomia chirurgica, per cui dispone delle proprie capacità. Certo. Nell'insegnamento quello che uno sa lo trasferisce agli studenti. In politica ci sono altre varianti e variabili che possono incidere sull'obiettivo. La Carmela, perché ha deciso di candidarsi? Poi per le europee. Diciamo un bacino così vasto, abbraccia le sei regioni dell'Italia meridionale. Sì, ma io non è che ho deciso, mi sono alzato una mattina e ho deciso di candidarmi all'Europa. C'è stato un percorso. Ho un mio percorso che inizia dagli anni dell'università, da quando iniziai a difendere le cause degli studenti e quindi mi candidai la prima volta tra i banchi dell'università per portare avanti le istanze degli studenti come rappresentante degli studenti. Sempre a destra? Sempre a destra, tranne una piccola breve parentesi che mi ha visto candidata al Parlamento con i Verdi in un momento storico in cui era molto forte e sentito il tema dell'ecologia, dell'ambiente e c'era una diciamo tra i vertici di AN c'era un po' di confusione, per cui io vissi in quel momento un forte disagio
nel mio partito. Questo, insieme ad una amicizia professionale e personale che allora mi legava a Tommaso Pellegrino, che era l'onorevole De Verdi, decisi di scendere in campo con loro. Ma fu una breve parentesi, che poi infatti subito poi rientrai in AN, poi PDL, poi lì ci fu il disagio che abbiamo vissuto un po' tutti noi di destra nella grande famiglia PDL, dove non c'erano regole, non c'erano le regole di partito a cui noi eravamo abituati. E quindi, come poi nacque Fratelli d'Italia, io sono stata una delle fondatrici di questo partito e già 6 anni fa fui candidata in posizione non utile, ma io sono un militante, credo, e quando il partito mi chiama io rispondo, e quindi anche se non in posizione utile mi candidai al Senato per dare una mano al partito e per raggiungere gli obiettivi. Hai già cominciato con la campagna elettorale, dico, hai ufficializzato, decidiamo del tu, sì, evitiamo i formalismi, sì, che poi diciamo, sì, dovremmo mantenerli. Però voglio dire che sono consigliere comunale nel mio paese da 20 anni, cioè? Camposano, in provincia di Napoli. Napoletana, però napoletana di nascita, ma e di adozione, d'adozione, però napoletana di nascita. Camposano, dove si trova? Si trova vicino Nola. Qua vicino, quindi a poca distanza. Sì. Torniamo. Dove faccio sempre la prima eletta. Addirittura? Sempre, anche quando la mia lista perde. Ma vorresti fare la prima eletta anche adesso? Beh, magari. Questo è l'obiettivo. Certo, certo. Questo è l'obiettivo. Senti, Carmela, hai già ufficializzato la tua candidatura in una delle 6 regioni, perché insomma il territorio è vastissimo. No, diciamo che domani e dopodomani saremo a Torino con Giorgia Meloni, che aprirà le danze e quindi darà inizio alla campagna elettorale per le europee, per cui subito dopo poi ufficializzerò, però ho firmato, quindi sono candidata. Sei candidata, allora nel collegio Giorgia Sud. Meloni la porteremo pure qui, non dico a Pagani, ma almeno... Ci stiamo zona. Lavorando, sicuramente a Salerno verrà e verrà ad aprire la campagna elettorale a Salerno per le europee, e perché no, a vedere anche le realtà paganesi, industriali, che non sono di secondo livello. Certo, non sono di secondo livello. Sì. Senti, Carmela, che cosa vorresti portare al Parlamento europeo della tua terra, visto che tu... Insomma, sei l'unione fra la provincia di Napoli e quella di Salerno. Sicuramente noi siamo un partito vero e secondo me il compito di un partito vero è quello di dire che cosa intende fare per il proprio popolo. Certo. Noi le idee ce le abbiamo chiare in Europa. Noi vogliamo andare in Europa non per dire più Europa, ma per dire ci vuole più Italia in Europa. E non dobbiamo dimenticare che l'Europa, l'Unione Europea, io ricordo, ero al liceo quando cadde il muro di Berlino e iniziamo a sognare, no? Sognavamo questa, che ci stavamo avviando verso l'idea di un'Europa libera. Certo, democratica. Democratica. Poi tutto ciò non è accaduto. Diciamo, quel sogno è stato un po' tradito, perché l'Unione Europea poi si è rivelata essere invece un sistema economico che ha soggiogato la politica e ha sottomesso la politica. E quindi io dico, l'Italia è stata una delle fondatrici del sistema dell'Unione Europea. Bisogna rivendicare l'orgoglio italiano di essere italiani, quindi andare lì non per confermare lo status quo delle cose e neanche per dire vogliamo uscire dall'Europa, ma vogliamo, tra uscire dall'Europa e stare in Europa in ginocchio, vogliamo dire vogliamo starci in Europa a testa alta, e con la schiena dritta. Per fare questo in Europa ci deve andare chi ha un po' di orgoglio da rivendicare. Carmela, allora la ufficializzazione avverrà a Torino. A Salerno quando avverrà? Sta già, diciamo, nel calendario? Stiamo lavorando per raccogliere la disponibilità della nostra leader nazionale e dell'onorevole Cirielli, che insomma è il riferimento campano. Certo. Del partito, per cui ci stiamo lavorando, ma a breve
Apriremo la campagna elettorale. Oltre Carmela Recine, quanti altri candidati della provincia di Salerno, se ci saranno, sì, per le europee? Sì, sicuramente c'è. Non una... che voglia fare campagna elettorale ad altri, no. No, giusto, no, ma noi siamo una squadra. Noi, è giusto noi... parlare della squadra. Sì, ci sarà ad affiancarmi il dottore Tozzi, Ugo Tozzi, ex vice sindaco di Battipaglia, anestesista e quindi un collega. E sarà l'altro candidato della provincia di Salerno. Ti rendi conto che nel momento in cui tu venissi eletta dovresti abbandonare la tua professione? No, io quella non la potrò mai abbandonare. Come fai perché, poi a far coincidere? Perché chi fa la mia professione la fa solo perché ha una grande passione. Lo so, perciò lo chiedo. E quindi diciamo che dovrò sicuramente mettermi in aspettativa, però non smetterò di lavorare. In aspettativa continuerai ad intervenire, ad operare? Sì, con una modalità diversa, magari con delle regole diverse. E sarò 3 giorni a Bruxelles, ma poi tornerò qui, anche perché qui ho i miei affetti. Le persone a te care, quando hanno saputo che tu saresti candidata per il Parlamento europeo, non credo ti abbiano detto tu sei pazza. No, ma credo che lo hanno pensato, questo lo avranno pensato, no, mio figlio mi ha detto mamma, anche al Parlamento europeo, perché deve sapere gli impegni non mancano. Che io, no, non mancano mai, ma io alle ultime politiche sono stata candidata nella mia circoscrizione come capolista e sono stata la più votata della mia circoscrizione, è solo che per una assurda legge e balorda legge elettorale che mi vedeva tredicesima su 22 seggi scattati per Fratelli d'Italia nella classifica nazionale, diciamo, la graduatoria nazionale, non è scattato il seggio in provincia di Napoli. Della... Scattato dove? Non è scattato in provincia di Napoli perché per un residuo molto piccolo di resto, grazie alla nostra legge elettorale, è andato alla Lega. Basta adesso, almeno questa soddisfazione. Quindi voglio dire, allora mio figlio mi dice mamma, ora ci provi in Europa? Dico sì, perché non mi arrendo. Con i tuoi colleghi hai già detto che sei candidata? Sì, sì, devo dire che l'ambiente umano dell'ospedale di Cava è un ambiente molto molto di qualità. Anche con colleghi che stanno su posizioni ideologiche diverse c'è grande rispetto, perché tutti lavoriamo nell'interesse dei pazienti. E lavorare in un ambiente che è alquanto, diciamo, disagiato, senza, non voglio adesso entrare in un campo diverso. Ma noi ci possiamo anche entrare, se vogliamo. Di Cava ha necessità proprio o di essere ricostruito o... Ma io non mi limiterei all'ospedale di Cava, io direi che la sanità in Campania la lascia a desiderare molto. Lascia molto a desiderare e devo dire che insomma è stata una vera delusione, troppi tagli di nastri, ma una qualità erogata dai nostri ospedali pessima. Senti, non sarà solamente la medicina il tuo campo di battaglia, credo. Ci sarà qualche altro? Carmela ha altri interessi nella vita politica? Nella vita politica? Oltre alla medicina. Oltre alla medicina, negli obiettivi da raggiungere. Certo. E certo, io vado in Europa perché innanzitutto penso che al sud questo matrimonio che c'è stato tra Fratelli d'Italia e il movimento di Fitto è una grande sfida per il sud. Perché io credo e sono convinta che un'affermazione importante di Fratelli d'Italia nel Collegio del Sud è una sfida che va a ripercuotersi poi non solo sugli equilibri europei, ma anche su quelli nazionali. Perché noi al Sud dobbiamo arginare il fenomeno Lega. È qui che dobbiamo evitare che... No, adesso affrontiamo un altro discorso. Sì. Continua, Carmela. No, dico, è qui che dobbiamo evitare che l'Italia venga divisa in due, è qui che dobbiamo frenare il regionalismo. Noi vogliamo un'Italia unita e chiediamo... Non a caso vi chiamate Fratelli d'Italia. Appunto, non è un caso. E chiediamo chiaramente infrastrutture, politiche di lavoro serio, ma non dividendo nord e sud. Senti Carmela, hai la possibilità in questo momento di parlare ai nostri telespettatori e chiedere il voto.
come lo chiederesti? Sono brava, sono bella, sono capace, votatemi, o in maniera diversa? Ma io sono quella che vedete, non so essere diversamente, non so mentire, perché altrimenti avrei scelto un'altra professione, perché nella mia professione vi garantisco che al tavolo operatorio non si può mentire, certo, né si può sbagliare o tentare una terapia. Noi abbiamo una possibilità: o sappiamo operare e salviamo il paziente, oppure bugie non se ne possono dire al tavolo operatorio. La stessa esperienza la metto in politica. La stessa esperienza e la stessa lealtà la metto in politica. Quindi potrebbe essere questo già un motivo rassicurante a chi deciderà di votarmi. Vogliamo ripetere nome e cognome? Carmela Riscigno. Candidata? Collegio Sud con Fratelli d'Italia. Senza numero, basta il nome. Basta il cognome. Basta il cognome, che è una garanzia. Allora, a Carmela noi facciamo gli auguri e arrivederci a quando sarai eletta deputata. Ci verrò da deputato europeo in ci trasmissione. Ci vedremo anche prima, però. Certo, anche prima. Carmela, buona fortuna. Grazie, auguri, grazie, auguri. Grazie.